Ciao a tutti, in quest'ultima lezione impareremo a utilizzare Grease Pencil per trasformarlo in vere e proprie mesh tridimensionali. Cerchiamo di capire a cosa può servire. Intanto ho creato un grande piano nella modalità renderizzata, posso vedere le luci e vediamo che la luce base di Blender in questo momento sta illuminando questo piano che ho ingrandito. Se io creo un oggetto Grease Pencil, lo metto al di sotto della mia luce o vicino e vedete che non getta alcuna ombra. Vado in draw mode con la B cancello e comincio a creare dei segni, magari per creare un albero. Metto in una visuale laterale e faccio un altro po' di segni. Potrebbe essere anche un albero un po' particolare. Ecco, adesso ho questi segni, sono finiti nel posto sbagliato, non è un problema. In Edit Mode e andare a modificare tutto quanto, scelgo Stroke e ora mi metto dall'alto e posiziono i segni dove preferisco. Ecco qui. E magari, visto che sono qui, è anche l'occasione per duplicare, ruotare sull'asse Z e cercare di dare un ulteriore spessore a questo mio albero. In draw mode, cancellare questi segni qui e andando a disegnare, posizionandomi con stroke su first point, posso andare ad aggiungere degli ulteriori elementi sapendo che si appiccicheranno facilmente a quello che ho già disegnato, perché questa è la modalità stroke. A volte non la indovina perfettamente. Torno in object mode, lo duplico, potrei voler creare un bosco e magari vederne gli effetti, quindi le ombre e le luci. Purtroppo vediamo che un oggetto Grease Pencil non proietta alcuna ombra. Come facciamo a trasformarlo in qualcosa di solido che proietti ombre? Il meccanismo è quello di passare attraverso le curve. Quindi ora elimino una copia dell'albero, tengo solo questa copia. Tra l'altro l'origine del disegno si trova ancora in un posto strano, per cui fatemela mettere al posto giusto e ora vado anche a impostare l'origine, tasto destro, set origin, origin to 3D cursor. In questo modo l'origine è lì sotto e quindi se dovessi scalarlo, vedete, è molto facile, scala rispetto all'origine, quindi rispetto alla sua base. Per trasformare un oggetto Grease Pencil in una mesh devo passare attraverso le curve. Quando sono in Object Mode, premendo tasto destro, appare un menu con delle opzioni di conversione che sono già qui e come vedete abbiamo queste varie opzioni. Se voi scegliete Convert to Polygon Curve, Blender crea subito un nuovo oggetto, una nuova curva, con il nome del layer dove avete disegnato. L'oggetto Grease Pencil che è rimasto, vedete che è rimasto in scena anche quello, la curva è una copia, vedete io ho disegnato sul livello Lines, Blender ha quindi creato una nuova curva che si chiama Lines. Se nascondo il mio disegno, questa è la curva, non ha alcuno spessore e non ha nulla ancora perché è semplicemente una curva. In Blender, per poter dare spessore a una curva, è sufficiente nelle opzioni della curva aprire qui l'opzione Geometry e abbiamo questo Depth che può assumere uno spessore maggiore. Ed ecco quindi che appena lo faccio, quindi mettiamo 0,1 per esempio, ha aggiunto spessore. Se 0,1 è troppo, lo abbasso e cerco lo spessore giusto. Quindi non si ricorda lo spessore che avevo impostato in Grease Pencil, però come vedete si ricorda le variazioni di spessore. Quindi io qui con questo numero posso cambiare lo spessore del mio disegno e posso anche quindi rendere le linee molto molto sottili.
Però in ogni caso le variazioni di spessore lungo la lunghezza, vedete i rami, sono state rispettate. E quindi adesso questo è un oggetto tridimensionale che proietta ombra ed è quindi facilissimo mettere in scena per creare situazioni anche complesse. Adesso l'ombra qui la vedete pixelata, ma quella è solo questione di aumentare questi valori ed ecco che le ombre migliorano nettamente. Insomma, potete facilmente variare questo. Se togliete soft shadows avete un'ombra netta, mettendo soft shadows avete un'ombra sfumata. Quindi adesso questo è un oggetto vero e proprio, in realtà è ancora una curva. Ho ancora la possibilità di modificare la curva. Tra l'altro modificare la curva non è troppo difficile, è molto simile a quello che abbiamo fatto con Grease Pencil. Anche le curve hanno una modalità edit e se vedete sono fatte da punti. Quindi se avete un pochino imparato a usare Grease Pencil, potete anche facilmente imparare con le curve in maniera molto molto simile con la modalità di spostamento. Posso andare a fare delle modifiche. Quindi non è troppo diverso una curva rispetto a Grease Pencil. In più le curve hanno comunque, come vedete, uno spessore che è variabile ed è indicato su ogni punto, per cui anche sulla curva in modalità edit, nel momento in cui io seleziono un intero segmento e posso farlo premendo L, se premo L quando mi trovo su un segno, seleziono l'intero segno con tutti i suoi punti. Adesso deseleziono, per esempio prendo questo, premendo L quando mi ci trovo sopra. Questo è un intero stroke e vedete qui avete degli strumenti, Radius, Alt S, permette di modificare comunque lo spessore di questa curva, di aumentarlo e diminuirlo. In questo momento lo sta facendo anche a tutte le curve vicine per via del fatto che ho ancora attivato questa opzione qui di Proportional Editing. Se la disattivo, Alt S, e posso variare lo spessore di questa singola curva. Quindi se seleziono quest'altra, Alt S. Vedete? Quindi anche con le curve ho la possibilità di variare uno spessore già fatto e ovviamente di fare tutte le trasformazioni come al solito. Quindi ora l'oggetto Grease Pencil c'è ancora, l'ho nascosto, l'ho messo da parte, però questa qua è la curva. Posso anche accontentarmi di lasciarla così. Tra l'altro ho diverse opzioni. Se torno qui sotto geometri, abbiamo visto che questo depth varia lo spessore, appunto, però questo resolution va a cambiare il numero di facce delle quali è costituito il cerchio. Per cui se lo porto per esempio a 0, potete vedere che l'intera curva viene racchiusa da un semplice quadrato, a 1 è racchiusa da un esagono. Normalmente di default si trova a 4, che crea queste facce. Nel momento in cui faccio tasto destro e scelgo Shade Smooth, ecco qui che si vede chiaramente che diventa un tubo. Quindi questo è l'effetto con Shade Flat, sempre a Resolution 4. Questo è l'effetto con Shade Smooth. Se mi interessa un effetto con degli angoli netti, potrei mettere Resolution a 0 e ottengo quindi, come vedete, dei rettangoli. Questo è un modo immediato per trasformare un oggetto Grease Pencil in un oggetto 3D che proietta ombra e si comporta perfettamente come gli altri. Se vogliamo andare a modificarlo, in questo momento è una curva ancora, come abbiamo visto, costituita da tutti i suoi punti e quindi possiamo modificarli singolarmente come punti, ma non possiamo, diciamo, scolpire questa forma come fosse una normale mesh da scolpire, perché è ancora costituita da curve. Noi possiamo comunque convertirla in una vera e propria mesh, facendoci tasto destro sopra, quindi dopo averla selezionata, tasto destro, c'è questo Convert to Mesh. Questo Convert to Mesh adesso l'ha trasformata in una vera e propria mesh così com'era, e quindi se vado in Edit Mode ora, vedete questi tubi sono effettivamente fatti da tutte le facce che li compongono, non sono più costituiti da un segmento che posso modificare, ma a questo punto ho la possibilità di, come vedete, scegliere singole facce, vertici, lati e fare le cose normali che faccio con i poligoni. È diventata una vera e propria geometria normale. Questo ha il vantaggio che posso andare a scolpire nella modalità Sculpt.
potete utilizzare vari strumenti per modificare le vostre forme e ce n'è moltissimi, insomma, tra cui anche la possibilità di ingrossare in alcune parti col pennello. Rimane un piccolo problema: se io sposto questi tubi, continuano a essere costituiti da semplici tubi uno vicino all'altro. Non, nel mio tronco, anche se sono tutti vicini, non si sono fusi tra di loro, sono ancora tutti quanti separati. Se voglio fonderli, devo utilizzare il remeshing. In Sculpt Mode, il remesh è quassù, quindi se vi trovate in Sculpt Mode, quassù avete l'opzione di remesh, ma anche se non siete in Sculpt Mode, siete in Object Mode, ce l'avete qui, remesh. E questa è la dimensione alla quale effettuarlo. Quindi guardate, se io premo Voxel Remesh, adesso questa dimensione era molto grande e l'ha trasformato in questa forma decisamente sbagliata. Se vario questa dimensione in questo modo e faccio un decimo, ecco che adesso ha fatto un remesh molto più fine. Fate attenzione che se la portate troppo troppo in alto può diventare davvero intenso per il computer la quantità di calcoli da fare, però vedete adesso se vado in edit mode questa è una mesh completamente fusa e quindi se mi interessa ora fare una scultura, quindi vado in sculpt mode, adesso se uso lo smooth, come vedete ammorbidisce. Adesso tolgo un attimo la luce per riuscire a guardarla anche dagli altri lati. Ecco. Come vedete, lo smooth adesso agisce e le forme si sono fuse, per cui agiscono come un'unica scultura. Quindi, in questo modo, con questi passaggi attraverso la curva, la conversione di curva in mesh, il voxel remesh, potete effettuare dei block out per delle sculture. E quindi utilizzare Grease Pencil, che è uno strumento molto facile con il quale si disegna in maniera intuitiva, per creare delle mesh di base per le vostre sculture. C'è un piccolo problema da chiarire che vi voglio mostrare. Allora, lasciamo pure lì questi due alberi. Creo di nuovo un oggetto Grease Pencil Stroke. Vado in Edit Mode, lo rimuovo e ne disegno uno io, che parte sottile, finisce grosso. E rifaccio la stessa procedura, quindi tasto destro, Convert to Polygon Curve, questo non mi serve più, ho il mio livello e qua nelle curve gli do uno spessore e lo metto bello grosso. Come vedete qua in fondo c'è un buco, tra l'altro questo buco è piccolo, se elimino quest'ultimo vertice, ecco, potete vedere questo buco è dovuto al fatto che questa modalità Depth non chiude le estremità. Lo aveva fatto anche nell'albero, solo che quando finisce con una punta molto stretta così è un po' più difficile da notare. Il problema di questo modo di convertire è che non chiude le parti finali. Crea un duplicato per non modificare l'originale. Se io su questo duplicato adesso lo converto in mesh, come abbiamo fatto un attimo fa, adesso è una mesh, vedete, con tutte le facce. Però se vado a fare un remesh qui ora, e lo scelgo abbastanza sottile, quindi come prima. Ecco, cosa succede? Che viene tutta smangiucchiata. Perché? Perché in realtà la mia mesh non è chiusa. E quindi nel momento in cui vado a fare un voxel remesh, lui cerca di rendere quest'idea di parete completamente sottile. Quindi se il mio valore è troppo alto o comunque abbastanza alto, la unisce effettivamente in una forma chiusa, ma se a me interessa mantenere un certo dettaglio, perché prima il dettaglio si era perso del tutto, quello che rischio è di ottenere dei buchi. Quindi io devo chiudere la mesh. Certo, potrei andare in Edit Mode, seleziono questa parte, la chiudo, seleziono l'ultima parte qua giù, la chiudo con la F e adesso che la forma è chiusa, se faccio un voxel remesh, vedete, funziona perfettamente. Però questo è un segno solo e posso permettermi di farlo. È chiaro che su un albero come questo possiamo utilizzare una forma diversa da estrudere lungo la lunghezza del disegno. Perché vedete, qui a dire il vero, sotto questa voce c'è fill caps, cioè chiudi la parte finale.
ma per qualche motivo quando uso questo valore di depth qui, questo fill caps non funziona. Il modo per risolvere questo è creare una nuova forma. Una forma, per esempio, deve essere una curva e la cosa più ovvia da fare è un cerchio. Io adesso ho creato questo cerchio e posso chiedere di usare questo cerchio per estruderlo lungo la forma della curva. E in questo momento è enorme rispetto a quella che è la mia curva, quindi lo rimpicciolisco. Questo è un cerchio e posso qua sulla mia curva, quindi in depth, invece di usare questa opzione qua, posso scegliere Object. Qui seleziono il mio cerchio, quindi o premo il contagocce e lo vado a cliccare sulla scena, però potrebbe essere difficile come in questo caso indovinarlo, oppure da qui, dalla lista, scelgo. Posso scegliere solo delle curve. Eccolo qui, Bezier Circle, lo vedo subito. E ora cosa ha fatto? Ha usato il cerchio, che è piuttosto grosso, appunto, come dicevamo, per cui se lo riseleziono e lo scalo, vedete che la forma cambia. Questa voce depth è diventata grigia perché adesso è il cerchio quello che decide la forma che viene estrusa lungo questa direzione. Quindi devo andare a ingrandire e diminuire questo cerchio che sta altrove per riuscire a cambiare questo spessore. Ma adesso l'opzione Fill Caps funziona. E quindi ecco qui che se voi scegliete di usare una forma con quel cerchio come ho fatto, Fill Caps adesso funziona e quindi voleste adesso appunto sul duplicato convertirlo in mesh. Quindi lo seleziono, Convert to Mesh, è diventata una mesh e adesso posso tranquillamente fare un voxel remesh senza problemi perché appunto la forma è perfettamente chiusa. Tra l'altro, questo metodo ha di interessante che il cerchio che ho qui, che mi fa da forma, può essere modificato. Se per esempio questo cerchio io lo modifico in questo modo, si è modificato allo stesso modo anche questo profilo. E quindi questo è un altro metodo col quale posso facilmente ottenere dei bei risultati partendo da Grease Pencil, convertendolo in curve e poi tutte queste funzioni sono funzioni tipiche delle curve di Blender. Tutto quello che posso fare con le curve lo posso fare anche con questo metodo. Siamo riusciti a ottenere delle forme a partire da dei disegni. C'è anche un altro modo che può essere utile. Creo di nuovo un altro oggetto Grease Pencil vuoto. Vado in Draw Mode, disegno all'origine, mi metto di profilo e ora disegno, per esempio, degli elementi di questo tipo. Poi cambio visuale e ne disegno degli altri. Sto disegnando sempre sull'origine perché ho scelto Origin. Ora, questo disegno è ancora un Grease Pencil, quindi come abbiamo detto, in Object Mode lo converto to Polygon Curve. Posso nascondere il disegno originale e questa è la mia erba. Ci metto punto C perché è una curva. Se invece di utilizzare Depth uso Extrude, viene creata una forma piatta che continua comunque a rispettare lo spessore che ho dato. Quindi estrudi, come vedete, crea delle lame con lo spessore che aveva il mio disegno, sempre attorno alla curva, però sono delle lame piatte, che quindi in alcuni casi possono essere delle soluzioni migliori, per esempio appunto nel caso di questa erba. E poi ricordatevi che, come al solito, in Edit Mode posso selezionare e cambiare anche lo spessore, come abbiamo visto anche successivamente. Questo elemento può essere tranquillamente duplicato più volte. Adesso mi metto un attimo dall'alto, ne seleziono un pochi, li duplico di nuovo, li ruoto. Questo albero qui ha ancora resolution 0, però posso fare così. Shade Smooth. Come vedete, ho facilmente creato una scena e che reagisce alle luci che ci sono. Quindi se questa luce
si trova da un'altra parte, ho le mie ombre degli alberi completamente diverse. E quindi vedete, è molto facile creare delle geometrie complesse per poi poter andare a studiare delle situazioni di illuminazione particolari o comunque, insomma, come vedete, questi due metodi sono molto utili per trasformare facilmente in 3D i disegni, ma in un 3D che davvero reagisce a tutto quanto, quindi anche alle luci. Quindi con quest'ultimo metodo abbiamo detto che invece di utilizzare depth uso questo extrude. Questo crea appunto, come abbiamo detto, una forma piatta, ma la cosa interessante è che comunque la forma piatta può ricevere dei modifiers. Quindi, per esempio, questa adesso è molto frastagliata. Potrei andare qui nella curva e migliorarla a mano, ma posso anche fin da subito qui aggiungere un modifier decimate alla mia curva che vada a ridurne la quantità. Con questo modifier decimate non ho fatto altro che ridurre il numero di punti della mia curva. Il modifier smooth rende la curva più morbida. Se tolgo il decimate e lascio solo lo smooth, potrebbe essere il modifier solidify. Il modifier solidify permette di aggiungere uno spessore alla mia forma e quindi da quello che era piatta è diventata solida. Non è troppo diverso da prendere un rettangolo e assegnarlo qui. Però in alcuni casi potrebbe essere più semplice, soprattutto per generare delle forme regolari. Se poi qua adesso ci sono troppi punti, avrei dovuto disegnare un po' meglio fin da subito, ma posso comunque anche aggiungere un modifier smooth con questo repeat, si può aumentare o no. Tra l'altro spostandolo prima del solidify, ecco qui che mi ha ammorbidito i segni della curva. E poi il Solidify ha aggiunto uno spessore ulteriore. Quindi ricordatevi che ci sono questi altri modificatori. Per esempio, potrei aggiungere ancora bevel in fondo, un piccolo bordino. Guardate, se lo nascondo, adesso c'è anche questo piccolo bordino che è bloccato a questa dimensione semplicemente perché qua in fondo non può essere più grosso, altrimenti crea dei problemi. E questo clamp, se lo tiriamo via, infatti. Questo mi lascia libero di scegliere uno spessore maggiore che può aver senso qui all'inizio, però non ha senso in fondo e quindi io vi consiglio di tenere questo clamp cliccato. È il motivo per il quale, anche se qui cambiate, non potete cambiare oltre una certa soglia perché c'è quel valore di clamp che blocca al valore più sensato. Grease Pencil può facilmente diventare uno strumento per creare diverse forme geometriche in modo piuttosto facile. Faccio un ulteriore esempio, creo una nuova scena qui, vuota. Posso partire da una forma esistente, per esempio una sfera. Mi servirà anche sicuramente una luce per riuscire a vedere bene tutto quanto. E magari aggiungo un'altra luce ancora che illumini di qua. Questo gli do un colore, tanto per creare un po' una scena un po' diversa. Shade Smooth. Posso andare a modificarne la forma facilmente. Questo ovviamente non fa parte degli argomenti di questo corso, ma è per farvi vedere come avevamo già fatto degli esempi partendo da delle forme e avevamo visto che io potevo creare un nuovo oggetto Grease Pencil e nel momento in cui andavo a disegnare potevo scegliere quassù Surface e scegliere un offset, in questo caso lo abbasso, vediamo 0,05 e tutto quello che disegno adesso finisce sulla superficie dell'oggetto. Scelgo magari Ink Pen, appunto, anzi, scelgo Pen che non ha spessore e vedete, finisce sulla superficie dell'oggetto tutto quello che disegno. Posso anche, sappiamo, usare i modificatori, quindi con un modifier mirror, tutto quello che disegno da un lato della mia mesh viene replicato dall'altra parte.
Quindi, per esempio, questa è una forma che ho disegnato e posso andare ad aggiungerci in questo modo dei dettagli che sono molto facili da fare perché non devo fare altro che disegnare. Per di più, ricordatevi che avete tutti gli strumenti di Grease Pencil a disposizione per fare anche delle cose molto regolari e ben fatte. In più, in Edit Mode posso andare e duplicare, scalare, quindi è molto facile ottenere delle cose anche particolarmente complesse. Quindi mi metto qui davanti in Draw Mode, torno qui. Ecco, questo è un disegno Grease Pencil realizzato sopra a questa mesh. Vado in Object Mode, non mi sono preoccupato di disegnarlo con nessun materiale e adesso ci faccio come abbiamo fatto prima, Convert to Polygon Curve e vado a nascondere l'oggetto Grease Pencil originale. Cos'è successo? Che la curva ha perso il modifier mirror, però è disponibile nelle curve, per cui mi basta andare a riaggiungerlo. Mirror, eccolo qua. E come abbiamo detto, qui sotto Geometry è sufficiente che vada ad aggiungere un po' di depth ed ecco che ho a disposizione tutta una serie di dettagli veri sopra la mesh. Andiamo ad aumentare la forza di questa luce. E sono tutti i dettagli che reagiscono all'illuminazione. E quindi, per esempio, se il mio materiale adesso qui fosse un materiale più metallico, eccolo qui, e lo vado ad assegnare anche al mio oggetto, ecco, duplico questa luce dall'altro lato e gli cambio colore. Come vedete, tutti questi dettagli sono stati facili da fare perché con Grease Pencil è piuttosto semplice e sono ancora, tra l'altro, appunto facilmente modificabili con questo valore di depth. Posso andare a cambiare la loro forma facilmente. Metto Shade Smooth, è un risultato molto facile da raggiungere grazie a Grease Pencil e sarebbe invece molto complesso realizzare in maniera tradizionale. Abbiamo visto moltissime funzioni di Grease Pencil, abbiamo analizzato praticamente tutto quello che ci può offrire come strumento, sia dal punto di vista dell'animazione, dal punto di vista del disegno, anche dal punto di vista dell'inizio della modellazione di oggetti tridimensionali complessi. Ognuno di voi quindi ora ha a disposizione moltissime idee che vanno adattate alle proprie particolari esigenze e per ottenere quello che vi interessa di più nel vostro processo creativo. Sono molto contento di aver realizzato questo lunghissimo corso, sono tante ore di video nelle quali si è visto praticamente ogni aspetto di questo strumento Grease Pencil che è piuttosto innovativo perché permette appunto di portare all'interno del mondo 3D la semplicità e l'immediatezza del disegno tradizionale. Spero di vedere molti risultati da voi e da tutti quanti e di poter anch'io imparare nuove tecniche dalle sperimentazioni che farete voi. Su questo canale continuerò ovviamente a pubblicare video su tecniche relative a Blender, al disegno e in ogni caso tutte le cose che ritengo possano essere utili. Finisce semplicemente il corso organizzato, che poi è possibile seguire anche sul portale blender.it dell'Associazione Italiana Blender e che può dare anche una certificazione di quello che si è imparato e si è studiato.
Vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Restate sul canale perché ovviamente io continuerò a pubblicare soprattutto di casi di studio, come si possono realizzare delle singole cose utilizzando gli strumenti digitali di qualsiasi tipo, non solo e per forza Blender, per ottenere illustrazioni, disegni, animazione e arte in genere. Grazie a tutti quanti. E al prossimo video!